sono nel mirino della settimana, hai scelto, guarda un po', vediamo, eccolo qua, Rolls Royce, e facciamo un giro Rolls Royce oggi. Dicevo, puntiamo in alto, altro che Nutella o McDonald's, qui andiamo ben oltre. Perché questo titolo, perché questa scelta? Allora, cerco sempre di cambiare mercati per, tra virgolette, accontentare un po' tutti, quindi magari di non rimanere sempre con un focus sul nostro mercato. Quindi siamo andati, chiedo scusa, in Inghilterra, titolo ovviamente il cui marchio è conosciuto da tutti, anche se magari la maggior parte delle persone tende a pensare che Rolls-Royce faccia solamente automobili di lusso e non è così, è una conglomerato, una multinazionale Certo, importante, certo. eccetera, eccetera. E chiaramente, come al solito, essendo un analista tecnico, la mia scelta è derivata da quella che è l'analisi grafica, perché Rolls-Royce, come molti titoli, si è mossa in maniera differente dai propri indici di riferimento. Sì, abbiamo visto gli indici negli ultimi anni, a parte appunto gli ultimissimi mesi, tendenzialmente comunque salire, andare a fare massimi di periodo, e quindi io cerco sempre magari dei titoli importanti, patrimonializzati, che viceversa abbiano pagato dazio e siano scesi. Questo perché? Perché in un momento nel quale gli indici hanno cominciato a piegare verso il ribasso, anche questi titoli possono fare una ulteriore discesa e arrivare quindi a poi dei livelli talmente lontani dai massimi, quindi molto più bassi rispetto agli indici, da diventare invitanti o, se mi passi il termine, golosi come livello di acquisto. E quindi, se tu sei d'accordo, potremmo iniziare con il grafico daily di Certo. Rolls-Royce per andare a vedere un attimo la situazione di breve e medio periodo e farci un'idea sul dove siamo nella vita del grafico. Io Eccolo qui. intanto Sì. Intanto metto gli occhiali, altrimenti non vedrei neanche una panda, altro che il Rolls-Royce. Speriamo che non ci levino gli occhiali allora. Ma guarda, no, non posso fare questa battuta. Speriamo che non ce li levino e No. basta, Va bene, ok? ok, mi fido Non su. la Ok, potevo proprio fare. vai sul grafico daily Rolls Royce, che lo stiamo già vedendo. Ecco qua, Ok. che cosa ci dice questo grafico? Beh, allora, buttando un occhio in alto a sinistra, vediamo come il titolo nel 2020, quindi non 100 anni fa, veleggiasse in area 260 sterline di prezzo. Oggi siamo sotto i 100, quindi è un titolo che ha perso oltre il 60%. Graficamente ha formato quella figura che ho disegnato, che è un triangolo, ed è un triangolo ribassista perché ha i suoi massimi decrescenti a scendere. Il prezzo ha rotto al ribasso il triangolo e da analisi tecnica si vuole che la possibile estensione ribassista si vada calcolando tramite l'area che è l'estensione interna del triangolo, quindi quel rettangolo in giallo verticale. Messo al di fuori del triangolo, quindi come estensione, ci andrebbe a dare un possibile target ribassista in area 62-63 sterline, che è un livello che a settembre del 2021 era un livello di resistenza che è stato rotto e poi è stato validato come supporto. Quindi è vero che oggi siamo in area 90 sterline, però è altrettanto vero che con la volatilità di questi giorni ci vuole poco anche ad arrivare a 62. Se noi vediamo il grafico a inizio del 2022, quindi 3 mesi fa scarsi, il prezzo era a 120 sterline e adesso è a 90, quindi già ne ha perse 30 in 2 mesi, per cui è assolutamente possibile rivedere il prezzo delle 62-63 sterline, tenendo a mente che lo vedevamo a 260. Comprare il Rolls a 60 potrebbe essere sicuramente un titolo da tenere in Ok, portafoglio. E nel grafico, poi, con il time frame weekly, quindi andando a dare un occhio ancora di più lungo periodo, si va proprio a evidenziare il movimento ribassista che Rolls-Royce ha intrapreso nel corso degli ultimi anni, e si può proprio evidenziare ancora in maniera più chiara come quella trend line ribassista sia stata, lì siamo addirittura nel 2014 e parliamo di una quotazione oltre le 1000 sterline, okay? Quindi effettivamente siamo a dei prezzi tra virgolette di saldo. Beh, quella resistenza dinamica, ossia obliqua a scendere, è stata rotta al rialzo e ora potrebbe essere testata proprio in coincidenza di area 62-63 sterline. Quindi quel livello sarebbe un doppio supporto di medio e di lunghissimo periodo,
dove credo sia opportuno andare a considerare seriamente l'acquisto in ottica di portafoglio, quindi di medio periodo. Ok, questo è il titolo nel mirino della settimana. Naturalmente per tutte le informazioni aggiuntive, Enrico J vi aspetta. Grazie per questa rubrica settimanale.